Allora, ragazzi, leggiamo un po' il rettile cosa dice, perché fa certi articoli, eccetera, eccetera, no? Qui, questo qua è un articolo che parla dei preppers, quelli che si preparano alla fine del mondo, no? Che sia una bomba atomica, che sia una pandemenza, insomma, c'è tutta questa roba che c'è gente che si prepara, non si sa come potrà mai sopravvivere se intorno a te sei circondato di zombie, questo mi sfugge. Però questo è comunque un tipo di pecora che il sistema non è che piace molto, perché comunque è una persona che pensa che c'è qualcosa che non va. E noi vorremmo le pecore che non si fanno nessun tipo di domanda, no? Quelle che vedi tutti i giorni, insomma, quelle che non si fanno nessun tipo di domanda. E quindi facciamoci un articolo così da prenderli un po' in giro questi, no? E quindi i preppers, ecco qua che arrivano i preppers, quindi questi sono bunker, ragazzi, che sembrano tipo case normali, ma lui sta sottoterra perché deve filtrare l'aria che là fuori è tutta contaminata, eccetera, eccetera, tutto vero. Quindi scorte di acqua e cibo, non so come quanto cazzo potrai andare avanti che se intorno a te c'è gente che è zombie e si preparano alla fine del mondo, come vediamo qua. Il bello è che tu non potrai durare con il tuo cazzo di fischietto e la scorta che di due cazzate, due scatolette, più di tanto se intorno a te hai zombie. Ed è questa la bravura ovviamente del rettile, averci totalmente diviso. Noi non possiamo vederci l'un l'altro adesso, anche con i vicini ovviamente, perché siccome la sostenenza, la sostenibilità, il cibame ce lo dà il rettile, la Matrix, noi non abbiamo bisogno di parlare col prossimo e quindi siamo totalmente divide and conquer, come si dice, no? Dividi e conquista. Quindi siamo pronti per essere pappati, però visto che comunque qualcuno c'è che ancora si ostina a pensarla, ad avere dubbi, diciamo, prendiamolo un po' in giro con questo articolo qua. Ovviamente questi sono bunker di ricconi. Ma ogni tanto esce fuori che insomma qualche riccona ha il suo bunker, un po' anche per programmare le pecore a pensare che oh, sta per arrivare questo casino, eccetera, eccetera. Un po' anche come con i cristiani si dice la rapture, arriverà il momento dove verremo rapiti nel cielo e gli altri per gli altri sono cazzi loro. Questi sono, si credono speciali a modo loro, diciamo. E il paradiso per loro è il bunker. E quindi qui ci dice quanti sono, che tipo di profilo hanno gente che crede a queste cose. Però ricordiamo anche che anche il sistema stesso ha fatto dei survival mom, cioè un programma con questo, comunque con questa cultura. Addirittura c'è una serie, un reality show che si chiama Doomsday Preppers, i preparatori della fine del mondo. Preppers arriva da prepararsi, no? Quindi preppers, diamogli un nomignolo così per prenderli un po' per il culo, no? 54 episodi con audience altissima, tuttora disponibile, tuttora disponibili in streaming e prodighi di consigli. Un po' insomma li prendono in giro, immagino. Comunque sia, tu con la tua scorta e il tuo fischietto, come dice qua, pronto soccorso, un fischietto e un apriscatole, non vai da nessuna parte. Perché ormai siamo divisi. E intanto sentiamo un aereo che vola, un caccia, e il rettile ovviamente deve inscenare tutto questo teatro per impaurirci, per eccetera, eccetera. Allora, il nostro esperto, qui adesso tracciamo un profilo psicologico di chi crede a queste minchiate, che, come ho detto, ragazzi, anche se non serve un cazzo a prepararsi, comunque è un tipo di persona che il sistema non è che vede molto bene, diciamo, perché comunque è uno che non si fida molto, no? E quindi ecco qui che tira fuori il rettile, cioè Sigmund Freud, che praticamente ti dice che tu sei un malato di mente. Le persone che soffrono di questo tipo di paura, interpretano ogni coincidenza come un cattivo presagio,
e attribuiscono un significato terribile a ogni incertezza. Ma guarda, perché sei così irrequieto, pecora? Perché vai a pensare sempre male? Ma perché? Va tutto bene. Insomma, ragazzi, questo è stato un articolo che il Rettri ci ha dato. Ora, se troverò altri in queste riviste che ho scaricato, bene, se no, finirà qui la nostra avventura giornaliera. Oh, chi è questo? E questo? E questo? Suonino le campane, suonino! Microiniezioni di acido ialuronico per idratare il giusto mix sulla pelle, lo dice l'esperto. Un ciclo di 3 sedute ogni 15-20 giorni migliora il tono, l'elasticità e ti rende più zombie. Trouble is, this is a dude. Vittorio The Psycho ci dice che c'è una serie di giovani queer che ci scaldano il cuore. Si chiama Heartstopper. Oh yeah! Attenzione, il Rettile ha trovato resti di una balena di 40 milioni di anni fa. True story. Ma voi sapevate che ci sono tecniche di usare il Botox per allungare il collo? E adesso lo sai. Un po' di zombie. Holy shit. Non perdiamo l'appuntamento con Naked Attraction sulla 9. E fra l'altro vediamo le altre perle della 9. Summer and Crime. Alta infedeltà. Ho vissuto con un killer, l'assassino in città, Cash, chi offre di più? Undercover underage, tante bugie e poche verità. E poi il Rettri si stupisce, come mai la gente è impazzita grazie al cazzo? Dalle stazioni alle piazze tornano i militari in Brienza, strade sicure. E la giunta dice che la presenza di militari sicuramente si tradurrà in un beneficio per la città. Che bello! I capolavori di Giorgio. Uccidere senza un perché. Così l'Europa avrà un web più sicuro! Vediamo come, ragazzi, vediamo, facendo la spia. Le piattaforme dovranno fornire all'utente strumenti per denunciare contenuti rischiosi o falsi e avere strutture interne per cercare in modo proattivo tali contenuti. Cioè, se lo zombie vede qualcosa che è contro la sua natura da zombie, che è diverso, ovviamente verrà segnalato, come questo video per dire, perché urta la sensibilità di uno zombie. E questo si tradurrà in un web più sicuro, io! Beh, qualcosa mi dice che il porno sarà sempre e comunque disponibile senza alcun problema. Però la Roma si prende Lukaku e sapete cosa vi dico a tutti quanti. Mannaggia che...